Grazie. Allora adesso, per non farci perdere più di tanto la colina di bocca che ci sta salendo, sono le nostre ragazze. Esattamente. Le chiamiamo subito sul palco e ve le presentiamo.
di questa sera. Andiamo con Laura Caruso. Laura Caruso di Vicenza, impiegata. Salve. Un salve anche a Danna Russo, residente a Parco Città, attrice e cantante. Grazie di essere venuta. Andiamo subito con Roberto Ferretti, residente a Parco Città e attore e cantante. Buonasera, grazie di essere qui. Ringraziamo anche Ilaria Pellizzato, artista di Bassano e Grappa. Grazie. Paolo Desidera, architetto residente a Parco Città. Grazie, buonasera. E un saluto anche a Jacopo Romeo, titolare di negozio elementare qui in Galleria Parco Città. Alessandro Amato, titolare del negozio delle autovetture di Vicenza. E inoltre ringraziamo anche Tiziano Pescaro, titolare del programma Live TV. Grazie Tiziano di essere qua con noi oggi, grazie. Grazie a tutta la Giulia. E andiamo con la seconda uscita delle Miss in ambito casual ufficiale e chiamiamo subito la prima concorrente, ovvero Sandy Karpovic. Un applauso. Grazie Erika. E possiamo poi
vediamo la seconda concorrente, è Mia Tom. Prossimo spettacolo, ciao, alla prossima. Allora, non te
sintonia con il Parco Città, perché ci saranno delle sorprese veramente fantastiche. Ecco, dove vai? Prevince, non scappare. Ah, la moglie dov'è? Eccola qua, vieni, 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 non trattenetela come sempre. Eccola, con applauso per la signora. Go. Allora, c'è il microfono, cosa andato bene? Grazie Tiziano. Allora, nel frattempo presentiamo la signora, che è la moglie del signor Plemich. Signora, cosa ci racconta? Come sta andando in Galleria Parco Città? Buonasera a tutti, grazie che chi ci sia, non c'è, mi dispiace per loro che non sono presenti. Allora, piccolo scopo di come mai piccolo scopo. Per favore, fate un po' applauso, un po' di anima, le ragazze quando passano, date un po' applauso, che si sentano un po' amati, popolari. E allora facciamo un applauso in primis alla signora, che ha detto praticamente vogliamo le più queste ragazze, anche perché sono giovani, alcune sono le prime volte che sfidano. E tutti siamo dai, dimmi, cosa? Voleva salire tutti sul palco, però lui in primis non ci racconta cosa fa nella vita, praticamente vediamo anche lui all'interno di questo mondo. Sì, innanzitutto portiamoci in centro al palco, quindi abbiamo il nostro cameraman che vorrei che fatto un grande, grande applauso per il canale che poi metteranno in onda su YouTube, mi sembra, Vimeo e ancora canali, quindi sono loro i comunicatori, giusto? Sono loro che poi diffondono l'immagine, l'immagine vostra innanzitutto del tuo concorso e anche voi del pubblico, perché venite ripreso anche voi e ovviamente le cannabis, giusto? Bene, io spero di essere ancora più presente in futuro per la televisione, magari perché oggi l'abbiamo lasciata riposare, ci hanno scaricato un po' le batterie, però la prossima volta facciamo veramente una ripresa bellissima. Facciamo una cosa, grazie mille Tiziani, facciamo un applauso a Tiziani Live TV. Grazie a tutti. E ci vediamo nelle prossime sfilate. Grazie, grazie Tiziani. Grazie Tiziani. Adesso andiamo a fare le nostre premiazioni qui per la quarta reginetta d'Italia e la reginetta d'Italia 2017 Parco Città. È arrivata la busta, foglio. Contenete le premiazioni e la classifica delle nostre miss. E andiamo a chiamare le nostre ragazze. Prego di me. Yeah.
anche se non ci sono i ragazzi dei Guardia Creare un po' di sospanso, un po' di...